Ritmo strepitoso quello del Harlem Gospel Choir di New York, ospite del nostro studio nel TG2 oggi per regalo di Natale ai nostri telespettatori. Grazie per questo Winter Saints che fa parte della vostra tradizione, una grande, importante tradizione di gospel. Michelle, tu sei portavoce del gruppo, ci vuoi ricordare anche il significato religioso di questo vostro gospel? Well, the good news means la buona novella significa diffondere il Vangelo e l'amore di Gesù Cristo, cioè indipendentemente da dove ti trovi, dal tuo retroterra, Gesù ti vuole bene. E bisogna fare questo rumore gioioso e diffondere l'amore che ci dà Dio. Voi siete reduci da una tournée di grande successo, siete stati in Ungheria, in Francia, in Spagna, avete raccolto tantissimi applausi ed ora partirete per un lungo viaggio anche attraverso l'Italia. Ma non è la prima volta che siete nel nostro paese, avete anche un bellissimo ricordo legato ad un concerto che avete tenuto con Papa Wojtyła pochi anni fa. E avete qualche momento particolare da condividere nella memoria con noi? Well, we sang with an orchestra. Beh, noi cantammo con un'orchestra in quella particolare serata. Non ricordo il nome dell'orchestra, però c'era tantissima gente ed era stata una cerimonia piacevolissima. Non riesco neanche a spiegare quanto fosse stata meravigliosa. Era pieno di personalità, dei ministri e anche di altri cori di altri paesi. Quindi tutti quanti eravamo lì per dare il messaggio che indipendentemente da dove venivamo, da dove provenivamo, il messaggio è sempre quello d'amore, l'amore che ci dà Dio. E questo è molto importante in una giornata come quella di oggi, ricordare quanto sia importante l'affetto da condividere. E voi avete condiviso anche la musica con grandi artisti come Bono degli U2, Aretha Franklin e cito anche Elton John. Con quale vi siete trovati più affiatati? I would have to say Elton John. Devo dire Elton John Bono. E Bono Vox. He christened the Harlem Gospel Choir, the angels in Harlem, so that's an honor that we don't take lightly. È un onore che non prendiamo alla leggera questo qui. Loro ci conoscono come Harlem Gospel Choir o gli angeli di Harlem, Angelo Harlem. Lui ci ha onorato anche con la sua canzone. Anche abbiamo cantato per il compleanno di Elton John e anche quella è stata un'esperienza molto divertente. Harlem Choir di New York non fa solo gospel, il vostro nome comprende anche Harlem Gospel Choir, naturalmente questa tradizione è forte, ma voi fate anche jazz, rhythm and blues. Noi ne approfittiamo per chiedervi un omaggio musicale tipicamente natalizio data la giornata, con il quale vogliamo fare gli auguri di buon Natale, sereno e felice il più possibile a tutti i telespettatori. Vi lasciamo dunque con un medley con Harlem Gospel Choir. Grazie a voi per essere stati qui al TG2 e buona tournée! Thank you.
This is Christmas, and what have you done? It's another year over, a new one has begun. And so this is Christmas, let's all have fun. Good one.